Eccoci, siamo faticosamente usciti dall'abitacolo di questa stupenda Ferrari che è di proprietà di Guida Sicura Supercar. Qui siamo ospiti loro all'autodromo della Cerrina per un corso di primo soccorso proprio collegato ai corsi di guida che vengono tenuti da Francesco D'Alessandro. Guida Sicura Supercar, sicurezza e soccorso sulle strade, cioè oltre a dare le tecniche per la guida sicura e per la sicurezza diamo anche quelle del soccorso. Questo è un modulo che noi mettiamo all'interno dei nostri corsi di guida che permettono alle persone di prendere consapevolezza con quelle che sono le tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare con l'uso del defibrillatore qualora si venga coinvolti in un incidente stradale o comunque ci si trovi per strada e sia necessario soccorrere qualcuno. Ecco, ma qual è l'equilibrio di quanto è importante intervenire? Nel senso che spesso si dice che fare delle manovre sbagliate può essere rischioso per il paziente. Di conseguenza, uno dei consigli che spesso viene dato è quello di chiamare i soccorsi e attenderli. In realtà, in alcuni frangenti, invece, è importante intervenire in prima persona, forse anche col rischio di fare delle cose non nel modo perfetto, insomma. Certamente la prima cosa è attivare correttamente i soccorsi, quindi fare una corretta chiamata al 118 sembra una cosa banale, ma non lo è. Ancora oggi tantissime chiamate al 118 non sono fatte in maniera corretta e l'operatore al telefono non sa quale tipo di mezzo mandare e dove mandarlo. A noi farebbe piacere se un nostro familiare, un nostro figlio, un nostro parente, un nostro amico non venisse soccorso per paura di responsabilità oppure dire no, io non faccio nulla, ho chiamato soltanto l'ambulanza. E poi nostro parente magari muore perché è in uno stato ovviamente di defibrillazione e comunque uno stato di arresto cardiocircolatorio. Quindi si consideri che a Torino, che è già una città avanzata dal punto di vista del soccorso sanitario, il tempo di percorrenza medio di un'ambulanza è di 7 minuti, ma vuol dire da punto a punto. A questi 7 minuti bisogna aggiungere la chiamata, bisogna aggiungere l'intervento proprio sul posto. I soccorritori quando arrivano non sono lì pronti immediatamente ad intervenire, mancano ancora quei 2-3 minuti perché in realtà si montino gli elettrodi, si prende l'accesso venoso, insomma si facciano una serie di cose che fa parte di un'attività però medica e paramedica. Quindi non c'è tempo, una persona che in realtà è in arresto cardiocircolatorio subisce i primi danni irreversibili già dopo 4 minuti, quindi capisce bene che in questi 4 minuti bisogna intervenire, lo si fa con delle tecniche di rianimazione base, di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare che noi insegniamo ai nostri corsi. E proprio a bordo di questa Ferrari, tra pochi secondi, Francesco D'Alessandro ci spiegherà quali sono le occasioni nelle quali è assolutamente necessario intervenire sulla base delle informazioni elargite nel corso di primo soccorso. Ecco, uno dei pericoli spesso sottovalutati in auto sia per gli adulti che per i bambini è l'improvvisa ostruzione da corpo estraneo. Spesso siamo in auto, stiamo degustando la nostra caramella, il nostro cioccolatino, anche dei bambini stanno degustando i loro chupa chupa, per una frenata improvvisa o per un momento di distrazione è possibile che questa caramella vada di traverso, il chupa chupa spesso può capitare nei bambini soprattutto se non legati alla cintura di sicurezza, urti contro il sedile anteriore e il chupa chupa venga praticamente quasi inghiottito dal bambino. Ecco, in questo caso ci troviamo in una situazione di ostruzione da corpo estraneo e è necessario fare determinate manovre per procedere alla disostruzione, liberare quindi le vie aeree affinché la respirazione possa riprendere. Un altro dei pericoli in auto è quello del malore, sia dei passeggeri sia del guidatore. Ecco, il malore più grave evidentemente è quello dell'infarto o di una possibile situazione di ictus. In questi casi, nel momento in cui il guidatore resta ancora un po' cosciente, è necessario che immediatamente si fermi, possibilmente mettendo in sicurezza l'auto, quindi al ciglio della strada, accendendo le luci d'emergenza, in qualche modo segnalando quella che è la sua, quello che è il suo stato di malore. Ecco, il caso più classico
che porta alla necessità di un intervento di primo soccorso invece l'incidente stradale. Gli incidenti stradali possono essere gravi oppure lievi, in ogni caso non bisogna mai sottovalutare nemmeno i lievi, perché un incidente stradale lieve può portare anche ad una distorsione della spina dorsale e anche delle vertebre del collo. Queste possono avere una conseguenza fatale e letale per le persone, chiunque delle persone sia a bordo, non soltanto per l'automobilista, il guidatore. Fondamentale è il tipo di manovra che andiamo ad approntare, è necessario fare determinate manovre e non farne delle altre, in ogni caso attivare correttamente i soccorsi spiegando quello che è successo e soprattutto quello che si vede. Alle persone faremo determinate domande per valutare anche il loro stato di coscienza o i punti di dolore, i punti di sensibilità alle gambe, alle braccia, al collo, e poi vedremo come comportarci nel caso in cui le persone non abbiano più sensibilità o peggio ancora nel caso in cui le persone traumatizzate poi si trovino anche in una situazione di arresto cardiocircolatorio. Nel caso di incidente stradale è importante sapere che il corpo all'interno dell'auto subisce un'accelerazione notevole e quindi intanto è importante l'uso dei dispositivi di sicurezza e quindi principalmente quello delle cinture di sicurezza. È importante anche non avere oggetti liberi che possano volare in caso di impatto, quindi borse, computer, zaini, sono tutte cose che in realtà in caso di impatto subiscono un'accelerazione e possono colpire alla testa gli occupanti. E la stessa cosa riguarda i bambini. I bambini vanno sempre legati con la cintura di sicurezza, anche gli appositi seggiolini, occupando i posti posteriori, perché nel caso di urto anche loro possono subire questa accelerazione. È importante l'utilizzo delle cinture di sicurezza perché la stessa accelerazione che subiamo noi nel caso di impatto la subiscono i nostri organi interni, con la differenza che i nostri organi all'interno del corpo sono legati tra di loro da nervi, da vene, sono legati da membrane, che in caso di impatto notevole di accelerazioni che subiscono possono subire delle fratture, delle rotture. Queste rotture non sono visibili dall'esterno, spesso non portano ad una conseguenza immediata, ma poche ore dopo l'incidente è possibile invece avere delle conseguenze purtroppo molto, molto serie. Quindi è importante sempre sottoporsi a visita medica dopo un incidente stradale. Ecco, abbiamo visto a parole tutto quello che bisogna fare, ora vediamolo nei fatti. Adesso vediamo le manovre di disostruzione del corpo estraneo nel bambino. Fondamentale incoraggiare il bambino a tossire e stargli vicino fin quando l'ostruzione diventa completa oppure un'ostruzione che in qualche modo tende a liberarsi da solo, in quel caso il bambino da solo espellerà il corpo estraneo. Qualora dovessimo trovarci invece in presenza di un'ostruzione delle vie aeree in un neonato o un bambino, le manovre da eseguire sono queste qua. Portare il bambino in questa posizione sul proprio avambraccio. Reggere con la mano il suo collo. Con il palmo, delicatamente e anche energicamente, effettuare questo movimento. La mano deve sempre andare sul lato esterno, in modo da non colpire col palmo la nuca del neonato. Effettuate questi cinque colpi, lo giriamo, lo portiamo sempre sull'avambraccio, reggendo sempre il collo, effettuiamo una compressione con le dita in modo da poter espellere il corpo estraneo in questa maniera. Adesso vediamo invece la disostruzione del corpo estraneo nel caso dell'adulto. In questo caso abbiamo un'ostruzione che può essere parziale oppure totale. Nell'ostruzione parziale incoraggiamo l'adulto a tossire, gli stiamo vicino fin quando l'ostruzione diventa totale oppure fin quando si libera da solo. Nel caso di ostruzione totale vediamo le manovre che ci sono da fare. La manovra di disostruzione delle vie aeree in una persona adulta, o comunemente detta manovra di Heimlich, fa sì che un corpo estraneo venga espulso fuori, in modo che la persona non possa soffocare. Questa parte simula quella che è la parte dello stomaco, trachea e espulsione dalla bocca. La prima cosa da fare è chinare leggermente la persona in avanti col busto ed effettuare 5 colpi tra le scapole, sempre con via di fuga esterna. 5, sempre perché evitiamo di andare a colpire il capo con il palmo della mano.
Qualora non riuscissimo a far espellere il corpo con questa manovra, prendiamo la nostra mano destra, il pollice all'interno, portiamo tutte le dita a chiuderlo, appoggiamo questo pugno in questa maniera, facendo così. Poi spingiamo energicamente in modo da far espellere il corpo. In questa maniera. Così abbiamo disostruito le vie aeree. Adesso vediamo invece come prestare primo soccorso in caso di incidente stradale o di malore in auto. Per prima cosa è necessario valutare il rischio evolutivo, porre la propria auto in condizioni di sicurezza, ma soprattutto a protezione propria e della scena dell'incidente, fare in modo da proteggersi e proteggere gli altri. Questo è fondamentale per evitare l'aggravamento invece di questo incidente. E adesso vedremo Davide che ci mostra come fare. Qualora invece dovessimo imbatterci in una persona colta da malore, le manovre da fare sono queste qui. Dobbiamo avvicinarci e sincerarci che la persona sia cosciente. Quindi, stringendo leggermente questa parte, gli chiediamo: signora, signora, mi sente? Mi sente? Se mi sente, mi stringe una mano. Mentre glielo chiediamo, cerchiamo di alternare un orecchio o l'altro, perché qualora il paziente abbia un apparecchio acustico, potrebbe da una parte sentire e ovviamente dall'altra no. Nel momento in cui non ci risponde, allertiamo immediatamente i soccorsi, dicendo che c'è una persona incosciente. Il 118 saprà che ambulanza più adeguata può mandare. Il passo successivo è quello di aprire quello che è il giubbetto, quindi liberare dagli indumenti il petto, ed effettuiamo la manovra gas, che guardo, ascolto, sento. Questo serve per capire se ci sono degli atti respiratori e c'è un movimento del petto. Portiamo con queste due dita e la mano messa sul capo in questa maniera, lo recliniamo e avviciniamo il nostro orecchio alla sua bocca e al naso, e i nostri occhi devono guardare il petto in modo da cogliere dei movimenti, e contiamo fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nel momento in cui non vediamo movimento, quindi siamo certi che la persona è in arresto cardiocircolatorio, iniziamo con la manovra vera e propria del massaggio cardiaco. Il punto da prendere è questo qui in mezzo tra i due capezzoli. Portiamo il palmo della mano a questa altezza con l'altra. Stringiamo in questa maniera. Le braccia devono essere tese e le compressioni devono essere date con forza con la spalla. Non bisogna mai piegare le braccia in questa maniera e con questa frequenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Effettuiamo 30 compressioni. Bisogna scendere di almeno 4-5 cm affinché il massaggio sia efficace. Effettuate le 30 compressioni, effettuiamo due insufflazioni in modo da portare dell'ossigeno e dell'aria al paziente. Tiriamo sempre come abbiamo fatto prima, recliniamo il capo in modo da aprire il più possibile le vie aeree, turiamo il naso ed effettuiamo la respirazione bocca a bocca. Ne facciamo due. Mentre le facciamo, ci allontaniamo in modo che se dovesse riprendere conoscenza o dovesse comunque espellere dei liquidi, noi possiamo spostarci. Adesso vediamo l'uso del defibrillatore. Questo è un importante strumento, vediamo, è maneggevolissimo, leggero, tra l'altro obbligatorio in dotazione in molte strutture pubbliche e private. È fondamentale perché può dare una mano effettiva ed importante per la rianimazione cardiopolmonare. Questo perché nel momento in cui noi attiviamo la chiamata al 118 possono passare diversi minuti prima dell'arrivo dell'ambulanza, e quindi oltre alla rianimazione, alla classica rianimazione cardiopolmonare, quello normalmente definito BLS, possiamo aggiungere la tecnica di defibrillazione. Questo è un defibrillatore semiautomatico, davvero molto semplice da usare. Adesso Davide ci mostrerà in che modo usarlo e può permettere effettivamente il salvataggio di vite umane.
Una volta che abbiamo reperito il defibrillatore automatico, lo utilizzeremo per appunto defibrillare il paziente. Lo colleghiamo, in questo caso era già fatto, e utilizziamo le due piastre in dotazione. Ogni piastra ha un proprio disegno per far vedere dove apporla, in questo caso su questa parte del corpo e, come segnato anche qua, lungo il fianco, in modo che la defibrillazione possa passare ed essere efficace. Una volta fatto questo, accendiamo il nostro defibrillatore, che ci darà tutte le istruzioni necessarie. Una volta che il defibrillatore avrà effettuato l'analisi e monitorato le condizioni del paziente, ci dirà se è necessario o no uno shock. Ovviamente ci avvertirà di allontanarci dal paziente. Due consigli ancora per l'uso in sicurezza del defibrillatore semiautomatico. Il primo è non utilizzarlo mai se il paziente è bagnato o comunque in pozzanghere d'acqua, quindi porre sempre al riparo e asciugare. E poi la seconda è quello di fare molta attenzione nel momento in cui si somministra lo shock a persone che si possono inavvertitamente avvicinare. Cosa molto importante, prima di schiacciare il tasto dello shock, è quello di far allontanare il più possibile la gente in modo che non possa rimanere infortunata anch'essa. In questa maniera ci guardiamo un attimino attorno, via io, via voi, via tutti, con lo sguardo sempre rivolto verso la gente in modo da essere attenti, diamo lo shock. Il defibrillatore continuerà a darci istruzioni affinché possiamo continuare o col massaggio o con gli shock consigliati dallo stesso, finché non arriveranno i mezzi d'emergenza che ovviamente sono stati avvertiti prima. La chiamata al 118 va fatta considerando due cose molto importanti. La prima, spiegare esattamente dove ci si trova. Se non sei in grado di dare un indirizzo corretto, almeno spiegare all'operatore cosa si vede intorno. La seconda cosa importante è spiegare bene la scena del soccorso, perché l'operatore capirà che tipo di mezzi inviare, se inviare eventualmente anche forze dell'ordine. Allora Silvia, tu hai partecipato ai corsi di guida sicura supercar per quanto riguarda il primo soccorso e poi hai fatto anche la ragazza immagine qui oggi in questa produzione. Ma che idea ti sei fatta del primo soccorso e del modo nel quale si attuano le manovre? Beh, penso che sia una bella esperienza, perché comunque è utile per tutti i giorni in caso di incidente, sia per quanto riguarda i casi di adulti, sia per quanto riguarda i casi di bambini. Ti è mai capitato di trovarti in una situazione estrema nella tua vita? Fortunatamente no, però grazie a questa esperienza saprò regolarmi in base alla situazione. La porta è quasi aperta, ce ne stiamo per andare, ma sono tante le informazioni che vi abbiamo dato nel corso di questa puntata e allora ricapitoliamo tutto con Francesco D'Alessandro. Allora, ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza, per prima cosa valutiamo il rischio evolutivo, vediamo, ci autoproteggiamo, quindi se possibile anche con i guanti, valutiamo lo stato di coscienza. Signore, signore mi sente, se mi sente mi stringe la mano. Ok, signore non sente, noi attiviamo subito i soccorsi al 118, diciamo che c'è una persona incosciente, poi allineiamo gli arti, scopriamo in realtà una persona, valutiamo il respiro, valutiamo la perfettità delle vie aeree, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non c'è respiro, allora diciamo al 118 che in realtà c'è una persona incosciente che non respira. Partiamo subito col massaggio cardiaco e chiediamo l'utilizzo di un defibrillatore se questo è disponibile. La posizione esatta delle mani è questa, il punto esatto è la parte centrale della linea intermammaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Poi abbiamo le due insufflazioni per estensione del capo. Ok, intanto arriva il defibrillatore. Col defibrillatore semiautomatico, in realtà l'attività viene svolta automaticamente dal defibrillatore stesso. Lo accendiamo, ci guida lui e ci dice esattamente cosa fare. Le placche vanno sempre fissate in questo modo, spazio intercostale mediano
sinistro del paziente, e sottoscapolare destra. Inseriamo il connettore, il defibrillatore semiautomatico fa lui stesso una verifica del ritmo cardiaco e lui stesso deciderà se è necessario oppure no defibrillare. Shock consigliato, quindi noi in realtà possiamo somministrare lo shock, siamo attenti a che nessuno in realtà venga incontro al paziente. Via io, via voi, via tutti, via io, via voi, via tutti. Shock somministrato, senza toccare nulla, ricominciamo sostanzialmente col massaggio cardiaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Andrò avanti sino a che la persona non mostrerà dei segni, si dice, di motore, cioè movimento, tosse e respiro, oppure fin quando il personale dell'ambulanza non mi dirà di fermarmi, oppure fin quando sono sfinito, ovviamente per ovvie ragioni non ce la posso fare più. Francesco, giornata finita, abbiamo cercato di raccontare il tuo corso di primo soccorso all'interno dei corsi di guida sicura supercar. C'è sfuggito qualcosa? Abbiamo raccontato tutto. No, credo che non sia sfuggito niente. In realtà è molto importante per noi diffondere questo messaggio, diffondere il messaggio della sicurezza e del soccorso sulle strade. Molte persone oggi si trovano per strada in realtà in condizioni di poter fare qualcosa per aiutare persone coinvolte in un incidente oppure coinvolte in un malore, e non fanno nulla, un po' perché non prendono le proprie responsabilità, un po' perché non lo sanno fare, quindi è più facile cercare di attivare i soccorsi, ma nemmeno questo lo sanno fare tanto bene. Per cui quello è alla base del nostro progetto, è proprio diffondere questa cultura, sapere cosa fare, sapere come intervenire. Per noi è proprio una questione di scelta civica, una questione proprio di educazione civica. Vabbè, allora, insomma, Francesco ci ha promesso che nelle prossime puntate ci farà guidare macchine da sogno, ma io direi che potremmo già iniziare, assolutamente. Che ne dici di un giro su questa bella Ferrari? Ci stai? Dai, allora guarda, faccio il cavaliere per una volta, ti apro la porta. Grazie. E allora, fatto il corso di primo soccorso, in attesa dei corsi di guida sicura supercar, noi iniziamo già a testarla una supercar.